Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game, episodio 53 della nostra partita con Bumperfork, cos'è che ho detto? Mambe? Pappe? Von Karstein e i Conti Vampiro. Dai che il caos è praticamente estinto, ce l'abbiamo quasi fatta, abbiamo qua due eserciti pronti a mandargli contro e poi quando siamo in questa zona devastiamo più nani possibile e vediamo un attimo da farsi. Allora, muove tizi da muovere, voi due aspettate, tra l'altro tu hai pochissime unità. Cioè, hai tante unità con pochi elementi. Ghost, rimani fermo e non fare pazzie. Potrei metterti da quella parte, tanto qua l'ordine pubblico è più 10 perché ci sono 1,5 milioni di eserciti. O potrei addirittura rimandarti indietro. Però, qua, oddio, l'ordine pubblico non è neanche a livello accettabile con quello. Però possiamo costruire delle cose prima o poi. Quindi niente, starei fermo con quegli eserciti. Tu ci sei quasi. Deve arrivare qua. Quindi possiamo quasi finire l'incarico. E isoletta, fai così che non so se per qualche motivo magari migliora anche loro, non lo so. Perfetto, allora c'è la nostra vampira che la mettiamo qua. In realtà nel prossimo turno già ci muoviamo, ma pazienza. Cambio turno, turno 191. L'impero ci mette tanto, ma non ci sta attaccando, vero? No. Eliminato la rivolta che c'è stata a Nun. Perfetto, i nani si muovono. Dobbiamo andare a fare quella battaglia. Potremmo spingerci addirittura fino a qua, eh? Sarebbe molto rischioso e anche molto inutile. Però vediamo un po'. Staglia e crucchi. Oddio, hanno conquistato quella città, grandissimi. Questi qua sono diventati con molti uomini, quindi magari fanno fuori loro quella città là. Imboscata sventata. E l'alleato si mobilita. Ho visto qua un sacco di uomini. Davvero tanti. Allora io lascerei la Banshee dove cavolo l'ho messa. Qui per avere la visuale su questo, che è quello che mi interessa. Poi qua reclutiamo. Spirito, dove cacchio sei? Spirito del terrore. E un cane. E aspettiamo. Abbiamo già finito i soldi, vedete quanto. Poi loro hanno conquistato fino qua addirittura. Pazzesco, ragazzi, davvero pazzesco. Blocca l'esercito. Vediamo se sei capace. Fallimento. Città distrutta, intanto molto bene. Mettiti da questa parte e fai così a caso. Niente, qua in realtà è inutile che tu scenda, quindi se ti metti, non lo so, fermi tutti. Tu fin dove ti puoi muovere? Marcia forzata si cambia ovviamente. Dunque, puoi arrivare fin qui e subire un sacco di danno, o entrare in acqua. Venire fin qui? Ok, tu ce la fai arrivare fin qua. Così in teoria tu recuperi le unità o non le perdi o cose di questo tipo. Te fai la stessa identica cosa, scendi. E tu ti puoi muovere in marcia forzata ora che ci penso. Perfetto. Per fare un passo in più subisci molti più danni. Fantastico. Ok, dai, non siamo lontani dal nostro obiettivo. Purtroppo non siamo riusciti a bloccarlo, quindi scapperà. Però pazienza. Abbiamo reclutato. Dobbiamo muovere la gente per finire il nostro incarico. Non ci credo, ragazzi, siete pronti? Sì! Aspetta, questa è Aquemalsane, vero? Aquemalsane, sì! Perfetto. Allora, dove cacchio sei? Necromante in acque malsane. Finalmente abbiamo la... cos'è che è? Armatura di Tempelhof. Che dovrebbe anche migliorare un po' la diffusione della corruzione vampirica, eccetera, eccetera, eccetera. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente qualcuno è venuto qua a studiare le cose di Nagash. Dobbiamo anche venire qua a vedere questa torre di scheletri.
Perfetto, hanno preso quello, si stanno muovendo da questa parte. Io credo che i nani, cioè non so se sono ancora i primi, eh? Sì, lo sono ancora. Noi siamo intanto saliti grado di forza 3. E penso che il sorpasso sul 2 non sia così lontano. Niente. Giusto per, vediamo se voi siete diventate delle pippe, magari fate delle cose, no. Niente, Gringor, vedi di stare attento perché potrei farti molto male. Vediamo un attimo come si è messo il capitolo. Non manca tanto, eh. Potremmo finire il capitolo a breve. Quindi vediamo se possiamo fare qualche obiettivo bonus effettivamente. 66 non ce la facciamo. Poi questo non ce la facciamo. Questo non ce la facciamo. Questo non ce la facciamo. E questo potrebbe essere, perché eravamo in guerra con 5 fazioni una volta, ma abbiamo eliminato il... come si chiamano? Il branco del caos, quindi... Acidi Ut, è accaduto così. Ok, lui si muove da quella parte, cerchiamo di stare attento con gli agenti. Tu lascia in pace la mia donzella. Ecco qua tutti sti cacchi di nani che si muovono in giro. Perché loro comunque hanno ancora un'economia pazzesca. Tu hai 3 unità in questo momento, ma molto forti. Va che scappa. Ma dov'è che stai andando? Cioè, devi distruggere gli orchi selvaggi. Vediamo un po' che vogliono. Patto di non aggressione con questi tizi. Oddio, è che in realtà tu non li vuoi tanto bene, credo. Anche se reazioni contro di loro, grande potere, avversione. Questi, ma sì, dai, facciamolo, chi se ne frega. Anche se loro portano un po' di caos in giro, no, facciamone basta. Perché non voglio una mina vagante in giro. Assassinio e fallimento, molto bene. Fallimento, molto bene. Sì, incarico 1500 e soprattutto guardiamo sta cacca di cosa fa. E poi abbiamo un altro incarico da fare qui. Allora, abbiamo 2 battaglie da far qua, una qui e una qua. Potremmo effettivamente scendere e farle, visto che siamo da queste parti. Guardate che danno. Allora, se mi posso muovere solo di così. Tra l'altro non posso neanche razziare i territori dei miei alleati. Come cacchio faccio? Niente, questa qua fallisce ogni cavolo di volta. No, non posso razziare i territori dei miei alleati. Tu cosa fai? Meno 20 la crescita. Niente, andiamo nei territori nanici. Cavolo, ti ho lasciato in marcia forzata, tra l'altro, te, mi dispiace. E tu inizi a scendere. Qua stanno recuperando di brutto. Niente, non posso fare praticamente niente, per così e basta. Adesso di sicuro gli distruggeranno qualcosa. Tu sei salita di livello? Guarda il corpo. Probabilità di successo delle azioni di un eroe nemico. Sì! Cacchio di Banshee che muore ogni volta. Ok, così sarà un pochino più forte. Leggermente perlomeno. Continuiamo i reclutamenti. Quindi da questa parte non so se c'è bisogno di reclutare qualcos'altro. Però dobbiamo finire di sicuro che finisca lui. Poi se qua c'è qualcosa di speciale, ma in teoria non ci serve niente, quindi possiamo aspettare a reclutare da questa parte. Direi di sì. Sì, direi di sì. Fai così e basta. Anche se non costruiamo più nulla da quella parte, ma ci prendiamo qualche soldino in più.
questo punto no, te stai fermo, te stai fermo. Purtroppo me li mette nell'ordine che vuole lui. No, non è vero, gli eserciti sono qua perlomeno. Allora, Wishmaster, vediamo un po' di esplorare la zona. Vediamo qua. 1, 2, 3. Qua ci sono tre eserciti dei nani abbastanza potenti. Poi 1, 2 e ok, questo qua non è un esercito così scarso. Rango 4, dove sono le milizie dei compagni. Queste qua sono tutte unità del nuovo DLC. Comunque non male. Cacchio, queste qua sono devastanti. Però anche loro non hanno tante unità, eh. Alla fine siamo quasi tutti con un'unità con poco numero ma grande potenza. Che passa così che perlomeno sei un pochino più forte in difesa. Non ho in mente come fare la composizione buona dell'esercito, quindi mi fermerei qui a meno che nei 2 turni che reclutiamo quello non vogliamo reclutare un altro di questo, che ci mette 2 turni e potrebbe essere abbastanza forte. Sì, facciamo così e basta, dai. Così abbiamo 3 bestie devastanti in quell'esercito lì. Niente con te. Qua stiamo peggiorando le relazioni in maniera abbastanza devastante. Però siamo diventati grado di forza 2. Ah. Alleanza difensiva. Alleanza difensiva. Rompo con questo e entro in guerra con degli uomini bestie a caso. Hanno rifiutato, vediamo. Cacchio, era gialla. Allora, rompi patto di non aggressione con. Rompi patto di non aggressione con questo. Alleanza difensiva. Transito militare. Dobbiamo farlo. Loro vogliono che rompo questo. Quindi questo è un nostro punto a favore perché rende addirittura questo disponibile. Gli offro tutto quello che posso. Moderata. Allora proviamo a non mettere il transito militare. Poi, così. E dai che ci siamo. Qua bisogna fare un po' di prove. Però qualcosa di sicuro loro vogliono. Cioè, vogliono questo. Questo qua rende disponibile questo qui. Pagamenti. Dai, diamo tutto. Sostanza, alleanza difensiva e. Gli do un sacco di roba. Niente, non vogliono. Allora proviamo a fare transito militare. Transito militare in cambio di rompo patto di. No. Rompo patto di aggressione con loro. Ok. Adesso l'alleanza difensiva col cacchio che me la danno, ovviamente. Però questa cosa migliorerà le relazioni un pochino e dopo un po' di tempo magari saranno pronti a fare qualcos'altro. Però
Partecipa alla guerra contro di loro. No, non gliene frega niente. Anzi, è una cosa bassa addirittura. Non vogliono farci partecipare alla loro guerra. Quindi Nishma, tu ovviamente non sarai contento, ma chi se ne frega. Anche se avevi un po' di truppe in questa zona, ma magari ti stai dirigendo da quella parte. Master of Life. Sarebbe il caso di mandarti da quella parte. Tra l'altro, vai di Porto che ci dà un sacco di danè. E anche da quella parte. Molto bene. Abbiamo mosso tutti, abbiamo finito i soldi, abbiamo fatto tutte le cose che potevamo. Qua subiamo un po' di danno, non tantissimo, ma siamo un tiro di schioppo da questi qui, dai. Adesso cerchiamo di concentrarci su il caos, evitiamo le città naniche. Ovviamente già che sono di passaggio, distruggerle non è che sia una cosa così negativa. Però ecco, attaccare città naniche di sicuro mi porta ad avere delle perdite. Oh, sono tornati pure indietro, ma che bravi. Però hanno distrutto una città dei miei alleati. Pazienza. Dai che gli orchi selvaggi vanno a prendersi Rupe Nera. Tanto Gringor ha perso tutte le unità, non ne ha più. È sceso con due eserciti morti. No, assassino, di chi? Torri di pietra, Maleranda occidentale. Carla era tipo la mia. Oddio, mi hanno ucciso il Lord leggendario. Ma che sfiga. Ora ho capito. Allora, altruista. Entrata e rilevanza degli altri edifici. Qualcosa che mi faccia guadagnare, perché tanto sarei un fantoccio. Campo visivo, inguardabile, inflessibile. Altruista. Poi, villani. Meno 4% ovunque o per quanti turni? E non posso prima controllare come sono messo? Questi eventi del cacchio che non mi fanno controllare. Cerchiamo di allearci con loro. Proviamo a sopportare. Vediamo cosa succede se facciamo villani. Adesso guardo subito sotto una cagata. Allora, in Tilea meno 3. Per quanti turni, tra l'altro? Per 3 turni. Quindi siamo a posto. Poi Silvania occidentale non è un problema. Quell'altra neppure. Questa non è un problema. Tu? Te un pochino è un problema effettivamente. E qua è un problema piccolino. Poi qua comunque in realtà è un miglioramento, quindi siamo a posto. Allora, potrebbe essere la fine del caos. Vediamo se ci arriviamo. Dai, ma che palle. Allora, blocchiamo questi. Bloccalo, ti prego non fallire. È incredibile, ha fallito tutte le volte. Ma vediamo un attimo, se mi piazzo con te da questa parte. E con te ti attacco di qua? No, allora, per evitare di essere attaccato da solo, lo muovo vicino. Te ne vuoi fare un tubo, quindi fai così. So che subiamo danno, ma devo per forza di cosa fare qualcosa. Adesso lui o attacca me, attacca lui o scappa. Tre cose, tre possibilità. Qua sembra che loro non siano in grado di difendersi. Francamente, sapere cosa c'ha lui di lì mi interessa ben poco. Cerchiamo di unirci con loro. Poi fammi capire un attimo chi hai ucciso tu. Allora, sì, la mia vampiressa piccolina. Poi, questo è quello che è accaduto. Vai a quel paese. Poi, attività dei eroi nei edifici costruiti. E perdite del regolamento, lo so. Va bene, qua a Maiorca cosa si può fare? Un tubo. Purtroppo qua i reclutamenti saranno un attimino rallentati. Questo qua non ha il naso. È un lord fantoccio che perlomeno ci fa guadagnare qualcosa. Ok, Marienburg. Qua si stanno davvero. Si sono passati davvero a una colonizzazione pazzesca. Tra l'altro, ora conosco cosa c'è in ogni zona qui. Interessante.
Vediamo se ora volete fare You seek qualcos'altro. out the Von Castrens. A bold action. Niente, non possiamo ancora commerciare perché noi non abbiamo un... Però in realtà un porto ce l'abbiamo. Ma se ci deve essere continuità territoriale, cioè dobbiamo prima eliminare l'impero, quindi... Ok ragazzi, credo che questo sia il tramonto su ogni possibilità di avere rapporti commerciali con chi che sia. Qua direi che siamo a posto così. A questo punto non vale la pena fare niente. Credo che valga la pena solo fare cambio turno e vedere cosa accade qua. Allora, loro si muovono di lì, tu muovi quelle cose là. Caos. Ecco, perché si è potuto muovere? Si è potuto muovere di un sacco. Io neanche ho potuto muovermi così tanto. Loro hanno due eserciti in questa città e non ci fanno un tubo. Niente, qua purtroppo io subisco danno da logoramento, mentre questa cosa a lui non accade. E se continua a far così, se questa Banshee non ha successo nella sua azione, siamo fregati. Devi bloccarlo. Successo, per fortuna, per fortuna. Pensate che è potenziato al massimo la cosa che depista gli eserciti, eh? Adesso. Modalità normale. Il 50% è fino qui. No, muoviti qua e... A sto punto andiamo in marcia forzata e chi se ne frega. Mettete il più vicino possibile, così il prossimo turno dovrebbe essere a una distanza buona. Tu dovresti essere bloccato di quanto? Capacità meno 65%, quindi più il tuo 50%, ma questa distanza dovrebbe essere coperta. In sostanza dovrei essere in grado di farti fuori del tutto. Perfetto, vediamo se riusciamo addirittura a fare qualcosa con lui, no? Continua a fare azioni contro i nani, perfetto. Solito sguardo a loro che stanno sempre odiandoci di più. Vabbè, ciao Gringor. Noi siamo in 2 gradi di forza 2. No, loro sono sempre molto forti perché hanno tutti sti qui. Nel frattempo tu... Sta andando molto bene, anche se loro si sono riconquistati questa. Ma forse è un bel po' che ce l'hanno loro e basta. Perché a sto punto, quando sono qua, piuttosto che spendere 10.000 per teleportarmi da un posto all'altro, io continuerei a scendere giù qua. Adesso, altre incariche che ho in questa zona? No, c'è questo. Spero che non mi costringa a scendere ancora da qui al sangue. Corpse master. Nel frattempo, ordine pubblico più 3. Is only the beginning. Andiamo a rifondare quella lì. Tu sei a posto, allora entra qua dentro. E qua in teoria possiamo reclutare l'ira di Dio. Allora, tre di queste che sono devastanti. Questo. E... Qualche carrettino simpatico lo possiamo prendere. Possiamo prendere questo. I cavalieri del sangue, dove caspita sono? Eccoli qua, questa unità non l'abbiamo ancora vista. Dovrebbe essere un'unità da combatti... No, non è vero. Sono praticamente... I cavalieri del sangue... più forti. Cioè quelli che abbiamo già, ma più forti. Ma questi qua sono più forti contro unità grandi. Quindi contro i giganti. Perfetto, 1600, dovremmo essere in grado di fondare questa città perché tu ora ti sei ripreso del tutto. Perfetto. Necrop
Fai un po' di danno a questi tizi. Tu stai già facendo la tua azione. Tu, oddio, qua sul confine non c'è nessuno. A me va bene sapere questa cosa. Invece non vero, qualcuno c'era. Però così siamo in grado di vedere tutto, che è quello che mi interessa. Tu continua a far così e basta. Marcus può essere potenziato un'altra volta. Vento della morte e questo. Ok, un achievement. Il paese dei pipistrelli. A quanto pare ho reclutato abbastanza bestie. Cioè, almeno credo che si riferisca a questo. Presumo. Tanto con questo esercito qua dovremmo diventare grado di forza 1. Ovviamente lo spostiamo dall'altra parte. Allora, assalta la guarnigione, successo. Poi, lascia perdere, evocazione dei morti meno 15%, fervore militare, fervore militare. Dov'è che mi hanno fatto le cose? Qua, chi se ne frega. Ok, allora, siamo giunti al momento critico? Sì, non si è spostato, però è diventato di grado di forza importante. Mancano 3 minuti alla fine di questo episodio, ma non posso farvi più aspettare. Purtroppo abbiamo subito una quantità di danni schifosa. A continuare a seguirli. Qua posso reclutare ovviamente solo schifus. E da questa parte non c'è neanche lo spazio. Quindi facciamo così. E a questo punto credo, ragazzi, che questo episodio verrà un pochino più lunghetto e poi vediamo un attimo cosa succede. Allora, sarà Silvad, non sarà nessun altro, ma questa battaglia ovviamente Sada fa. Anzi, una cosa che potremmo fare è metterci dentro qualcuno di questi, tipo mandiamo a cagare qualche unità inutile, tipo questi. Anche se sono di grado di forza elevato, ma fanno sempre abbastanza schifus. O magari questi. Ci mettiamo dentro lui. Poi abbiamo la Banshee. Di livello 14. Non è fortissima, magari è meglio di unità scarsissime. Quindi proviamo a fare questa cosa. Mandiamo quel paese te. E da questa parte manderei quel paese te. Spero che questo mi faccia muovere ancora le truppe. Sì, perfetto. E tu entri da questa parte. Tra l'altro mi fai pure addestramento, quindi potenzi tutto. Scappa. Follow me. Porca miseriaccia, devo metterti in marcia forzata, Manfred. Ok, l'ultima battaglia contro il caos. Siamo pronti. Salvataggio per evitare crash vari. Via. Ok, allora vediamo un po' come funziona qua. Abbiamo eserciti risicati. Loro a livello di numero di unità sono pochissimi, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questi qua sono tipo 4, quindi 10 unità e metà del loro esercito. Partiamo già con loro. Giochiamo d'azzardo? Gioco d'azzardo? Sì, e vai. È andata molto bene. Inizia lo schieramento. Allora, loro sono tra l'altro nella conca. E visto che non mi attaccheranno, perché sono addirittura sulla salita, aspettiamo molto volentieri che siano loro i primi a muoversi. E aspetto che mi arrivi il mio esercito. Quindi ci prepariamo.
Quelli forti contro. Ecco, l'episodio in teoria sarebbe finito, ma viene un attimino più lungo. Tu hai abilità particolari? Vediamo un po' come la Banshee sul campo di battaglia. Non l'abbiamo ancora vista. In teoria, cioè dovrebbe essere come questi, non dovrebbe poter essere toccata o comunque subire il meno danno. Almeno questo è quello che mi aspetto. Allora, vediamo un attimo, dai. Questo lo mettiamo bene in mezzo. Poi diciamo che rifacciamo la formazione più indietro. Tu davanti così subisci i danni. Poi dietro una formazione di spade. Perfetto. Dietro la formazione di spade, anzi no, facciamo così. Le spade le mettiamo di qua. Tu ti metti qui così. E qua una formazione di spade miste. Poi unità elite le voglio ai lati a stringere. Perfetto. Perfetto. Te ti piazzi qui. Ottimo. Allora. Gruppo 1, G. Aspettiamo, inizia la battaglia. Via. Aspettiamo che arrivino loro. Tanto questi qua credo che stiano fermi, quindi aspettano proprio che arrivino tutti i rinforzi per subire ancora più danno. Possiamo finalmente goderci un po' di arte bellica, di gente che ha davvero la capacità artistica. Quindi guardate qua che belli che sono. Queste cavolo di montagnette che... Chi mi ha seguito sa con cosa fanno le montagne gli orchi, nella vecchia campagna ve l'ho spiegato, mentre non è una cosa simpatica. Allora, voi iniziate a venire qua. Ora vediamo cosa fare. Mentre voi sarete anche stanchi, probabilmente. Esatto, sfiancata. Però vediamo un po'. Allora, loro si stanno muovendo. Dunque, tu sei un gruppo a parte. Che si unisce con questo. Ce la facciamo, eh? Vieni qui e te, quindi gruppo 2 e ti utilizzerò in qualche modo strano. Mi sembra ho zoomato un po' troppo, perfetto. Voi altri invece che facciamo? Tanto loro dovrebbero avere anche qualche cannone, ma in questo momento non stanno proprio sparando, almeno così sembra. Possiamo muovere con tranquillità il resto delle truppe e formare un altro esercito. Allora, te e te di qua. Poi dovrei avere anche da questa parte unità simil zombie o schifus vario, quindi tu stai davanti e anche tu, probabilmente tu morirai per questa cosa. Mi hanno fatto una ranzata contro di questi. Disciplina meno 8, wow. Ma che figata! Esce fuori se sono stanchi o meno, sapete che non me ne ero mai accorto? Tutti questi simbolini qui, grande pericolo, piccolo pericolo, quindi se premo questo... Mi dice... Ah, interessante. Allora, questi tre li mettiamo da questa parte, insieme a lui davanti. Poi... Voi dietro, tu ti piazzi da questa parte, tu ti giri così, tu vieni da questa parte, voi venite qui dietro e voi fate una seconda linea qui, tu ti metti qui. Voi vi unite un attimo qui così, tu carro dei morti ti metti qua, magari girate la parte giusta. Perfetto. Quindi questo è il nostro secondo esercito. Gruppo 3 e ci siamo. Ok, dai, ora possiamo muovere tutto. E così. Tu prendili un po' da questa parte.
tutto, riuniamoci qui così. Dov'è Silvad? Ti stai cagando addosso, eh? E sto proprio aspettando di avere tutti gli uomini nella posizione giusta. Probabilmente subiremo un sacco di perdite in questa battaglia, ragazzi, nonostante tutto, perché le loro unità sono decisamente più forti delle nostre. Qualsiasi sua unità è più forte delle nostre. Cammina tranquillamente. Questo ha fatto male. Questo ha fatto male. Questo ha fatto male. Va bene, siamo costretti ad avanzare da questa parte. Tu nel frattempo, se puoi farmi un vento della morte tipo qui. Vediamo un po'. Dovremmo prendere un bel po' di gente. Vediamo se siamo fortunati. Guarda che si mettono proprio in posizione. Fantastico. Proprio lì. E già che sei in zona, mi fai pure questo. Va bene, dai, diciamo alla gente di attaccare perché sennò qua non finisce più. Allora, via. Carica su quello che avete il vantaggio numerico. Anche tu. E anche tu. Vai pure te. Caricare da questo lato. Avanti dritto per dritto. Tu mi fai una potenza da questa parte e poi vai a far fuori il primo di loro. Voi attaccate questi. Voi dirigetevi da quella parte e qua finalmente possiamo divertirci contro di loro. Il carro dei morti venga qui in mezzo. La nostra cavalleria fantasma sta facendo la maggior parte del lavoro. Molto bene. Perfetto, tu hai qualche abilità speciale? No, tra l'altro dov'è che sei? Qui. Combatti contro questi. E vediamo se puoi farmi uno di questi contro questi qui. Tutti su Silvad, voi non avete nessun compito, quindi attaccare. Attaccare di lì. Attaccare su quel gigante. Stanno già andando tutti in fuga. E ragazzi, ovviamente un mischione. Qua ci avviciniamo per vedere un po' i goal, le robe varie. Drago. Da qualche parte qua c'è Silvad. Vediamo se siamo fortunati e lo troviamo addirittura. Scappano da quella parte, tu carica da quell'altra. Su, dov'è Silvad? C'è qui, eh? So che c'è. Eccolo qui. No. Ok. Charge su Silvad, non muovetevi su Silvad. Sono sicuro che c'è, da qualche parte. Aspettate, aspettate. Lo sugar spirito. No, te non hai capito. Questi di sicuro devono morire. Poi, gruppo 2, cavalieri magici.
Mi seguite tutti quelli da quella parte, voi seguite questi qua. Tutte le unità di cani che ho. Attaccate di qui. Perfetto. Tu attacca quello. Anche voi attaccate questi, che siete rapidi. Tu vai a prendere quello da solo. Il lord nemico è stato ferito. Voi avete un compito, perché non lo state eseguendo? Vabbè, venite qua anche voi. Il più veloce possibile. Non lo so se questo serve. Company Hikaru, beast. I invoke the black tongue. Nagas Talis, Harimus Talzo, forsake. Ucciso in un colpo. Vabbè, qua ovviamente tutti contro questi poverini, che di poveri non hanno nulla, hanno seminato più distruzione di noi. Questa cosa non è ammissibile. Perfetto, ragazzi, credo che il caos sia stato eliminato. Finite questo qua. Aspetto proprio che la battaglia mi dica battaglia terminata, perché non ne voglio più sapere. Forse questo qui è l'ultimo. L'ultimo guerriero del caos che scappa. Corri, corri. Tranciato via. Non è ancora morto, però si rialza. È caduto ancora. Deve avere problemi di equilibrio. È caduto un'altra volta. Non è ancora morto. Ok, vittoria decisiva. Termina battaglia. Vediamo se abbiamo eliminato il caos, ragazzi. Di questi sono rimasti un carro, un troll. Il resto è stato tutto distrutto. Noi abbiamo persi, per fortuna, pochi. 7 morti per questa qui. Voglio vedere quanti morti ha fatto invece il re vampiro, che mi sembrava un pochino più forte. Cioè il re spettro, scusate. Vittoria decisiva. Credo di aver eliminato completamente il loro esercito. Mi interintegro perché siamo in una zona abbastanza. No, dai, cavolo. Non possono più scappare. Non possono più farlo. Questa è la fine del caos. Fazione distrutta, guerrieri del caos sono stati distrutti. Ok, ragazzi, ci salutiamo qua. All'inizio del prossimo episodio facciamo il cambio turno, che ci sarà tutto il video speciale. Comunque, eliminato il caos, possiamo far pace con questi, perché ora ci possiamo addirittura parlare. Quindi le cose inizieranno di sicuro ad avere un'altra piega. Adesso che abbiamo eliminato il caos, ovviamente abbiamo un nemico in meno. Ovviamente abbiamo un nemico in meno in comune, quindi la gente sarà messa peggio, però abbiamo un miglioramento un po' con tutti perché appunto l'abbiamo eliminato. Adesso la corruzione pian pianino se ne andrà ovunque, meno 4% addirittura. Qua. Meno 1, qua, meno 4% ragazzi. Quindi la corruzione del caos se ne andrà. Molto bene, siamo grado di forza 2. I nani sono il prossimo nemico. Già che siamo in questa zona, distruggerei questa città e andrei a fare questi due eventi. Poi da questa parte ce ne possiamo anche andare. Caos eliminato. Archaon anche in questa partita non c'è più. Grazie alla liberazione. Quindi ora aspetto un po' di vostri commenti prima di continuare a registrare. Comunque il caos se n'è andato. Quindi fatti fuori un po' di nani, direi che la situazione è decisamente ok. Nani che guardate come sono diventati piccolini, cioè davvero stati ristretti. Abbiamo fatto bene ad allearci con gli orchi selvaggi, a mio avviso. E adesso non avendo più nemici nord, davvero possiamo concentrarci qua sulla frontiera con loro, andare a fondare più città possibili. Tra l'altro, potremmo andare a fondare questa, ma faremo tutto questo nel prossimo episodio, perché questo è già venuto lunghissimo. Quindi un bel mi piace per la fine del caos. Ricordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e condividete il video con i vostri amici, se pensate che possa piacergli, appunto. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.